Nella guida blu 2019 di Legambiente e Touring Club, il comprensorio del Golfo di Policastro è rappresentato da Sapri e Vibonati ed insieme hanno ottenuto solo 3 vele, il massimo e 5, e riuscirono a riceverle 2 anni fa. Poi nel 2018 le vele scesero a 4, quest'anno 3. In discesa anche Maratea, la ridente cittadina lucana, ha perso una vela, infatti per l'edizione 2019 ne ha incassato 4. Dati che bocciano la politica dell'area più a sud del Golfo di Policastro, una politica che evidentemente non dimostra attenzione nei confronti dell'ambiente, della balneazione, del paesaggio e anche nella gastronomia. Questi sono i punti cardini su cui si basano i criteri di assegnazione delle vele di Legambiente. Il risultato di quest'anno ha mortificato gli operatori turistici e indignato la politica locale. Ancora una sconfitta per la nostra città, afferma il capogruppo di minoranza del comune saprese, Giuseppe Del Medico. Un duro colpo all'immagine turistica. Poi l'attacco all'assessore al turismo Amalia Borabito, che dice deve dimettersi. Oggi siamo ripiombati a dove eravamo 10 anni fa. Ho chiesto all'assessore al turismo di svegliarsi. Anche perché non può continuare a dormire per spendere uno stipendio, perché il sonno non può essere pagato a nessuno. Allora o si sveglia e fa l'assessore al turismo e assume iniziative, perché in 2 anni non ha fatto nulla, ha dormito, o altrimenti è meglio che rassegni le dimissioni e faccia un gesto di rispetto nei confronti dei cittadini che la mattina si alzano e vanno a lavorare e si buttano il sangue per fare in modo che questa città sia davvero una città turistica. Non possiamo permetterci tutto questo. Il sonno delle istituzioni è quanto di peggio possa capitare. C'è lo spazio del distretto turistico Golfo di Policastro, che da lì si può ripartire, ma diamo credibilità a quelle istituzioni che ci sono. Sosteniamo queste cose, non limitiamoci a capire chi c'è, se è amico mio o non è amico mio. C'è uno spazio preposto, che è quello del distretto dei comuni del Golfo di Policastro, distretto turistico. Ripartiamo da lì. Era prevedibile, così il capogruppo di minoranza di Vibonati Manuel Borrelli, perché c'è stata una scarsa attenzione. Anche il protocollo firmato su impulso del distretto turistico del Golfo di Policastro dal comune con Legambiente è rimasto lettera morta, eppure prevedeva delle pratiche virtuose che ci avrebbero permesso di conservare, se non 5, almeno 4 vele. Un brutto segnale per il nostro paese. Borrelli ha chiesto chiarimenti attraverso un'interrogazione al sindaco di Vibonati, Franco Brusco, e all'assessore all'ambiente, Luigi Giudice. E la proposta nostra è di convocare subito una cabina di regia tra amministrazione comunale, imprenditori turistici, una cabina di regia ristretta ed individuare subito le cose da fare, quindi individuare delle priorità per rilanciare le tematiche ambientali, quindi per dare una priorità a delle tematiche ambientali che possano consentire al nostro territorio di fare un passo in avanti, di stabilire anche, diciamo, quel protocollo d'intesa, però deve essere rispettato, cioè se l'estate stabiliamo che tutti i servizi devono essere pronti a partire dal 1° di giugno, il 25 di maggio deve essere già tutto pronto.